Allora, signor Mantovani. Alberto. Alberto, lei da quanto tempo è titolare di questa azienda? Che storia ha, quando è nata? Da 61 anni fa, più o meno. Creata lei? Avevo 14 anni, è morto mio padre, allora ho dovuto per forza di cose arrangiarmi per vivere, per far vivere la famiglia. 14 anni, sono pochi, ma insomma, erano altri tempi, veramente. Io comincerei insomma chiedendole un po' insomma cosa è successo qua insomma il 20 e il 29 maggio. Il 20 è stato una cosa devastante perché io sono stato colpito proprio anche in casa mia. Sono venuti i mattoni, per fortuna si sono fermati i piedi del letto, ma l'abbiamo schivata per pochissimo. E poi quella del 29, ovviamente quella del 29 è stata una... eravamo tutti già molto, come dire, non solo agitati, ma eravamo terrorizzati. E io il 29 mi trovavo dopo 8 giorni che alcune fabbriche, alcuni miei colleghi hanno pensato di cominciare a lavorare, perché insomma erano già passati 8 giorni, quindi sembrava che tutto fosse tranquillo, tra le scosse un po' di assestamento. Io invece ho sempre pensato che prima di mettere dentro della gente in un ambiente di lavoro, tra l'altro pericoloso, perché sono questi grandi capannoni, insomma, e alle 9, alle 8 e tre quarti del mattino io, il direttore di stabilimento e un nostro tecnico siamo andati a verificare se le macchine si accendevano, ma non c'era nessuno dentro, eravamo solo noi tre. Alle 9 e un minuto viene, ed è stato, io ho fatto 50 metri che non trovavo più il pavimento perché gli scaffali che mi crollavano dietro, con tutti i perni, le bocche, i cilindri che ruotavano dietro di me, e questo rumore, questo se il 20 avevo sentito i mattoni scaricarsi dal tetto, diciamo, dal soffitto del nostro bagno, lì ho sentito le travi del capannone e tutto questo frastuono e questo... il fatto che non riuscivo neanche a stare in piedi, per fortuna non sono caduto, e per fortuna devo dire non è caduto il tetto del capannone, perché lì se appena viene giù una trave non c'è più niente da fare, ci rimane. È andata bene, devo dire che però con un terrore addosso. Non si è fatto del male nessuno, e poi riunire della sorte, o perlomeno non c'è il 2 senza il 3, il lunedì giorno 4 andiamo io e i miei collaboratori a cercare un'azienda che dovevamo finire un prodotto molto sofisticato doveva andare in Germania a demolire una centrale atomica, e lì c'erano delle penali, facevamo perdere il lavoro al nostro cliente grosso tedesco. E allora eravamo andati a Villa Bartolomea per trovare qualcuno che ci potesse aiutare a finire queste cose. Perché voi non eravate più attivi, l'azienda era completamente ferma. Sì, appunto guidavo io, ero talmente, chi lo sa, non lo so, in un altro mondo, un'altra dimensione. È difficile da spiegare a uno che non abbia... ho subito direttamente queste cose, e avevo l'urgenza di andare lì e poi di tornare, perché dovevano portare questi container per mettere su gli uffici. A un certo momento c'è un camioncino davanti a una macchina che stavano andando molto piano, e io avevo fretta, sono sorpassato, c'era la riga continua, non potevo sorpassare, ma chi lo sa, ero un po', come dire,
un po' perso, chissà, no, ma era, proprio era talmente, forse ero alterato, cioè non ero da me fare queste cose. Se non che io faccio il sorpasso, non ho ancora finito di fare il sorpasso, che c'è questa automobile che viene fuori, che lei, per sorpassare il camioncino. Quindi in due, mi prende dalla macchina, no, mi prende dietro la macchina, la macchina si gira, si capovolge, facciamo non so quanti metri con la testa che grattava il terreno, e poi Cristo voluto che si è ancora rimesso in piedi, ha girato su se stesso e poi rom, finalmente, dico, c'è un fosso, ci siamo fermati dentro il fosso, ce la siamo cavata con il collare per 8-10 giorni, è andata bene, quindi non c'è il 2-33, è vero, è vero. Ecco, questo è un po' quello che ci è capitato. E poi, sai, quando finiscono queste cose, dice, beh, insomma, ho passato due terremoti, ho passato un incidente, non è morto nessuno, siamo ancora tutti qui, la famiglia sta bene, e beh, insomma, beh, vabbè, terremoto, insomma. Passa. Invece dopo cominciano le cose. Ecco, lei quanti dipendenti ha? Di 60, qui a Mirandola. Però abbiamo tre stabilimenti, uno in Bulgaria, e per fortuna che quello sta lavorando, uno in Cina e un altro in Francia, che è più commerciale che non produttivo, ma comunque produce anche lì. E un po' ce la caviamo, però qui a Mirandola abbiamo dei macchinari che là non hanno, quindi noi qui facciamo le macchine molto grandi, cioè queste grosse pinze che lei vede. Di cosa vi occupate nello specifico? Facciamo queste attrezzature da demolizione. E quindi le usano qui, se le vedete, ci sono gli scavatori che sono così. E collaudate qua. Il 98% di queste zone sono nostre, qualcuno ovviamente anche non nostro, ma è bello così, perché la concorrenza aiuta sempre a migliorarsi, no? Come si dice. E quindi qui siamo fermi e partiremo, se tutto va bene, a metà ottobre con un reparto. I passi che avete fatto per capire cosa bisogna fare, chi vi ha suggerito, come, a chi vi siete appoggiati? All'inizio vengono tutti, sai, come le mosche, no? come oggi le mosche, stanno tutti sul... Però dopo bisogna meditarci sopra, perché non bisogna fidarsi del primo che arriva, quindi devi mettere a confronto tanti tecnici, tante idee, tante proposte. Sono arrivati dei professionisti, insomma. Sì, noi abbiamo usato degli studi tecnici che hanno lavorato all'Aquila, che hanno lavorato in Irpinia, quindi abbiamo fatto abbiamo aspettato un mese e mezzo. Quindi avete chiesto diverse consulenze per poter trovare quella giusta che vi sia stata di vostro gradimento. Purtroppo costano, però devi scegliere la migliore, perché devi fare qualche cosa che io non voglio fare quello che dice la legge adesso, mettila al 60%. Prego, poi dopo, e poi dopo quando la legge cosa prescrive? Io voglio i miei fabbricati, va dentro a lavorare della gente quando rispetto le leggi attuali, cioè 100%. Se no io non mando Ma dentro. Ma su quali basi sono state generate queste informazioni? Mette in sicurezza, prima metti in sicurezza, poi metti delle staffe, metti dei bulloni, metti qui, metti là, dice no, noi vogliamo bonificare tutto, vogliamo avere se non altro la coscienza, ma anche perché ci lavoriamo dentro. Quindi ci lavora dentro della gente. Quindi noi dobbiamo. Siete anche un po' del settore, mi pare di capire. Voi fate pinze per demolire gli stabili, quindi avete piuttosto un'esperienza piuttosto buona. L'esperienza noi ce l'abbiamo. Ecco. Quindi abbiamo tutto. Quindi. La legge, quello che prescrive la legge è sufficiente o insufficiente? Questo io non lo so dire con esattezza, perché non sono un tecnico. Mi avvalgo di tecnici che rispettano. Mi consiglio di rispettare quella legge che c'è del 2008, ma è stata varata nel 2009, quindi l'ultima legge di territori sismici. Quindi io non più di così
non possiamo fare. E quindi qua è venuto uno studio, ha fatto un'analisi, ha redatto probabilmente una... Ha fatto delle verifiche, ha fatto dei test, ha guardato cosa c'è dentro le colonne, cosa c'è dentro le travi, e dice questa non è idonea, allora via. E queste sono idonee e buone, le riprendiamo, gli facciamo questo. Stanno, cioè, calcoli che noi qui abbiamo circa 9.000 metri quadrati di coperto e ci vanno solamente meno in 6.000 metri che adesso stiamo mettendo a posto, ci vanno circa 100 tonnellate di acciaio. Solo 100 tonnellate di acciaio per metterli e per farli diventare come vuole la legge. Io ho visto che in altre situazioni hanno smontato i pannelli laterali, sì. Poi anche voi avete smontato tutto quello che si poteva. Tutti noi li abbiamo smontati, non li voglio più vedere perché sarebbero ancora smontabili. Certo. Però sono attaccati con due gancini così che io lì vorrei fare un appello ai tecnici che fanno queste cose di non farle più, perché lavorate sulla pelle della gente che lavora dentro fate questi progetti sulla pelle di chi ci lavora dentro queste cose, quindi non fatele più, per favore. Allora noi adesso io quello che farete voi in merito a questa esperienza? No, il cemento non ne voglio più. Metterete le pannellature le metto in sandwich di acciaio e poliuretano espanso o lana di roccia o lana di vetro. Il secondo è le pareti che devono essere Ray 120 per il fuoco, quindi dove c'è pericolo mettiamo questo. Sono un po' meno, come dire, sono un po' meno coibentanti, però il fuoco deve dare la possibilità alla gente di, certo, di averlo almeno un'ora o due ore per saltarci nel fuoco. E quindi questa è un po' la storia di questo terremoto.